scuola di Valverde Adenna arriva all'affronto del commissario del libero consorzio sulla diffida del comune. Il sindaco in questa vicenda, dichiarato Girolamo Di Fazio, avrebbe dovuto attendere il giudizio visto che la questione è approdata nelle aule dei tribunali. Impaziente e noncurante di ciò, non solo si è impossessato dell'immobile, ma ne pretende anche la documentazione. La sua ultima richiesta, prosegue Di Fazio, non può trovare accoglimento da parte degli uffici perché ancora gli atti richiamati nel verbale rivestono carattere endoprocedimentale e, non essendo l'iter tecnico ancora concluso, non possono essere rilasciati. In vista delle primarie del campo progressista per la carica di presidente della regione siciliana, domani sarà presente in provincia di Enna il candidato Claudio Fava. Tra gli appuntamenti, il primo alle ore 15 a Piazza Armerino al Caffè Amorelli, a seguire ad Enna presso l'Enjoy Bar alle ore 17, a concludere ad Agire in Piazza Garibaldi alle ore 19. Si è tenuta lo scorso venerdì presso i locali dell'ex convento dei Cappuccini la cerimonia per il quarantennale della fondazione dell'Ordine degli Architetti di Enna. L'evento si è svolto con un primo momento celebrativo e rievocativo, seguito da un momento conviviale. La galleria espositiva ha ospitato per l'occasione due mostre aventi come tema comune il ruolo dell'architetto all'interno dei processi di trasformazione della città. Altri acquisti di mercato per l'Enna Calcio: negli ultimi giorni sono arrivati il centrocampista Alfonso Sessa e il difensore Giuseppe Zappalà. Entrambi i calciatori negli ultimi due anni hanno militato nel Giarre. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento del secco residuo. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta della plastica e del secco residuo domani mattina, dell'umido e del cartone nel pomeriggio. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.